3-1 al Savoia, dopo il 3-2 contro l'Aversa, la Juve abbia ripreso la sua corsa. Sì, diciamo che non era facile venire qui oggi, perché comunque abbiamo affrontato una squadra in salute, viva, che vuole a tutti i costi raggiungere il loro obiettivo, come è giusto che sia, e quindi questo non farà altro che aumentare i meriti dei ragazzi, perché hanno fatto una gara importante, proseguendo un discorso che avevamo lasciato la scorsa settimana. Mister, possiamo dire che è stata una partita dove il Savoia è partito meglio, poi nel momento migliore della Juve Stabia ha segnato il Savoia. Lì cosa è successo? Perché la squadra ha reagito subito. Sì, è vero, loro sono partiti molto bene, pur non creando tanto, però avevano una grossa determinazione, accorciavano bene gli spazi, quindi poi il calcio purtroppo è così, quando magari ti adatti e cerchi di fare la partita, prendi gol, ma succede, questo è così. Dove ha vinto a suo giudizio la Juve Stabia la partita? No, oggi l'abbiamo vinta, secondo me, con la voglia di arrivare a questa vittoria. Abbiamo preparato questa gara con la massima serenità, ma col massimo impegno, perché comunque non era semplice venire qua, e alla fine per aver vinto una partita del genere vanno fatti sicuramente i complimenti ai ragazzi. Un'altra nota positiva è stata il ritorno al gol di Ciccio Ripa dopo quasi 6 mesi di inattività, ecco, sotto porta. No, sono contento, che capisco che per l'attaccante il gol è cosa primaria, ma io sono rimasto anche contento del lavoro che ha fatto e come si è espresso per far parte della causa, insomma, tutto qua. Questa, la sensazione all'inizio è stata di una Juve Stabia forse un po' timorosa, magari per la necessità di fare il risultato a tutti i costi, o forse anche un po' per la vigilia, insomma, la mattinata un po' particolare per questa situazione dello stadio. No, guardi, direi di no, non c'era nessuna tensione, semplicemente che forse il Savoia è partito meglio, e credo che i meriti di questa partenza sia stata esclusivamente del Savoia. Possiamo dire oggi si è visto il miglior carrozza da quando è arrivato a Castellammare? Direi di sì, ha dato continuità, perché anche mercoledì scorso non è entrato male, una partita complicata in 10 contro 11, però è un ragazzo serio che comunque si allena con serietà, e questo è il giusto premio per quello che fa durante la settimana. Ultima cosa su Gammone, cosa possiamo dire del suo infortunio e poi sulla scelta di Lepiglie di risolvere consensualmente il contratto in settimana? No, la scelta di Lepiglie credo che sia giusto che facciate questa domanda all'esponente della società. Per quanto riguarda Gammone, credo che sia un problema muscolare, quindi un problema al retto femorale. La prossima arriva la Salernitana al Menti, lì ci sarà il derby con entrambe le tifoserie. Oggi è stato brutto non vedere le tifoserie da una parte e dall'altra. La prossima sarà con le tifoserie, sarà una partita davvero molto molto dura. No, infatti mi spiace vedere uno stadio così vuoto, perché secondo me queste partite, per la passione e per il sacrificio che fa tutta questa gente, credo che sia importante che abbiano accesso e far vedere loro la squadra del cuore, e quindi è un rammarico, purtroppo lo accetto a malincuore. La Juve Stabia si conferma purtroppo la sua bestia nera, quest'oggi forse un risultato un pochino bugiardo, però il Savoia ha ancora tanti errori e la Juve Stabia è stata brava ad approfittare di questi errori. Sì, è stato un momento in cui ho pensato che sarebbe stata la volta buona per vincere contro la Juve Stabia, soprattutto nel primo tempo, anche in un certo momento del secondo tempo, quando abbiamo sfiorato il raddoppio in alcune circostanze, però poi alcuni errori individuali, anche collettivi se vogliamo, hanno dato questo ulteriore vantaggio alla Juve Stabia. È stato ancora più difficile recuperare delle energie, soprattutto nervose, perché cominciamo a dare dei segnali di grande insofferenza, l'espulsione dalla panchina del nostro secondo portiere,
sì, è una dimostrazione, perché comunque c'è un dispendio energetico dal punto di vista mentale da parte dei nostri giocatori considerevole, e dobbiamo essere saldi pensando che mancano 4 gare. Dobbiamo riprendere un po' di fiato e di energie, e pensate addirittura che poi la prossima partita ci vede con uno spareggio con la Regina, uno scontro diretto che è fondamentale per il proseguo del campionato. Dobbiamo recuperare energie tenendo conto che abbiamo disputato una buona gara al cospetto della terza in classifica. Scarpa è il leader fuori nella ripresa, perché? Perché è una scelta tecnica. Io penso che chi è il tecnico, il responsabile della squadra, sceglie chi far giocare, chi sostituire. In quel momento ho ritenuto, e credo che lo rifarei, che stavamo soffrendo contro la Juve Stabia, che faceva girare molto bene la palla, e in fase di non possesso ho ritenuto giocare con un centrocampista in più, tant'è vero che forse in quel momento abbiamo avuto, soprattutto del secondo tempo, il momento più positivo, se potevamo andare in vantaggio con alcune azioni sulle due fasce, in maniera particolare con quella di Matteo Di Piazza. Dal punto di vista psicofisico e dal punto di vista nervoso, Scarpa è il più giustificato, intanto perché è torrese, intanto perché sta tirando la carretta da luglio, rispetto a chi è arrivato ora da gennaio ha un dispendio energetico e mentale di soli 3 mesi. È giustificabile che lui non voglia uscire, anche normale, però chi decide il tecnico, non penso che sia in discussione questo. Mister, a Reggio mancheranno i tifosi, anche oggi l'assenza ha pesato. L'ho detto in presentazione di gara, non penso che sia stato svantaggiato la Juve Stabia con l'assenza del nostro pubblico. Per noi è un'energia importante, sentiamo che loro vogliono il bene e la salvezza del Savoia, e quindi è uno sprone già per noi durante gli allenamenti continuare a lavorare al massimo, cercando di arrivare a questi play-out per giocarci questa appendice che probabilmente già diventa un mezzo miracolo, ma dicevo già in presentazione di partita, è un mezzo miracolo stare qui ad avere ancora delle possibilità per quello che stanno patendo dall'inizio del campionato e con i nuovi arrivati da gennaio in poi. È qualcosa di straordinario, anche la prestazione odierna, perché forse si dimentica, non si mette mai in evidenza, che oggi ancora una volta c'erano 2,95, 4,94 in campo, e tanti giovani che dalle primavere si trovano a giocare su un campo di Lega Pro con giocatori che la Juve Stabia ha mostrato di avere una qualità tecnica e anche esperienziale, per cui anche questo deve farci pensare che abbiamo le nostre chance sino alla fine e non dobbiamo mollare. Un suo giudizio, data l'ennesima sconfitta dello Sport oggi al Giro, andrebbero rivisti i gironi anche l'anno prossimo? Ma io dico che andrebbero riviste anche determinate decisioni, determinate persone che devono avere la competenza e la conoscenza più approfondita delle situazioni, perché oggi io credo che con la presenza dei nostri tifosi non avremmo fatto male a nessuno. E abbiamo avuto ancora una volta uno svantaggio, credo che bisogna rivedere in fondo. Ho letto che c'è un rappresentante della Lega nell'osservatorio o in chi è preposto a queste decisioni, e mi pare che non conti molto. Ed è questo, è da rivedere, bisogna rivedere tutto il meccanismo. Io so soltanto che noi abbiamo giocato senza i nostri tifosi con il Matera ed oggi, e abbiamo pagato in termini proprio di aiuto e di energie dagli spalti, e poi clamorosamente siamo andati a Cosenza con i tifosi che hanno avuto la possibilità di venire in 30 ed erano più, forse più rumorosi di quelli del Cosenza. E c'è una
disparità, sì, una sorta di squilibrio che mi fa pensare, non so che cosa sia giusto dire. Durante un gol e poi la sfortuna per il nuovo infortunio muscolare. È un infortunio che veramente me lo porto dietro da quest'anno, il primo anno che mi succede, uno dietro l'altro, però quello adesso non mi interessa tanto, mi interessa la situazione che sta succedendo qua e che ha perso la squadra, diciamo. Dopo la tua uscita il Savoia è praticamente crollato, ha preso subito un gol da Ripa e poi nel finale insomma c'è stato il 3-1 della Juve Stabia. Insomma, a livello psicologico questa sconfitta come vi prende? Pesa come tutte, cioè nel senso ogni volta che perdi pesa la sconfitta, però che dobbiamo fare? Dobbiamo andare avanti, dobbiamo andare a Reggio e vedere se riusciamo a portarla avanti, cioè di vincere le altre partite che restano. L'assenza del pubblico ha influito sulla vostra prestazione? Guarda, io non so perché non hanno fatto entrare il pubblico, non ho capito bene sta cosa, però influisce un po', però che dobbiamo fare? Alla fine il pubblico ci dà una grande mano, no? Però alla fine in campo ci andiamo noi, quindi conta fino a un certo punto, però conta sempre, è un aiuto in più.